Ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Hyrule Warriors Age of Calamity. Come promesso nello scorso episodio, io le mantengo sempre le promesse e ci tengo a rimarcarvelo e a farvelo vedere. Ho completato tutti i puntini gialli che c'erano sulla mappa, ad eccezione di questo, che sarebbe un cuore in più per tutti i personaggi, ma come vedete non sono riuscito ancora a raccimolare tutti i materiali necessari. Per il resto ho fatto un bel po' di missioni, di cui una bella tosta, che si trattava di sconfiggere la Moldenottera. E si vede appunto, è la prima volta intanto che facciamo una vera e propria fight con questo boss. Ho voluto registrarla e ve la faccio vedere in questo momento, quindi ve la faccio vedere un po' velocizzata perché è stata un po' lunga e un po' noiosa. E devo dire mi ha deluso un pochetto, semplicemente perché mi aspettavo fosse una fight un po' più tattica, un po' più ragionata, che desse anche la possibilità di combattere con parry, schivate e tutto quanto, ma alla fine si tratta solo di aspettare e usare o il Glacier o le bombe nel momento giusto contro la Moldenottera. Al massimo si riesce ogni tanto a piazzare un contrattacco, ma proprio in via del tutto eccezionale. Non mi è piaciuta la fight contro la Moldenottera e vabbè, insomma è stata un po' lunga e tediosa, anche perché Link era a livello basso, però ce l'ho fatta in 5 secondi. Se ci avessi messo 5 secondi in più avrei fallito la missione, quindi è stata proprio risicata e mi è piaciuto anche per questo. Per il resto ragazzi, mi sono dilettato davvero in tante secondarie, mi sono divertito, ma vabbè, insomma non vi annoio con tutti questi contenuti che appunto non aggiungono nulla a livello di trama, ma sono semplicemente un modo per esplorare, aggiungere componenti, diciamo, a questo gameplay di Age of Calamity. Proseguiamo appunto con la trama principale, Monte Fez, vediamo cosa succederà. Qua tra l'altro siamo obbligati a portarci Link in squadra. Ah, vi faccio vedere una cosa. Come vedete, l'arma più forte che ho al momento non è la spada suprema, bensì, tra l'altro ho trovato una lancia spettacolare, fighissima e fortissima, ma la spada reale. Questa è stata l'arma arrugginita che abbiamo trovato nell'ultima battaglia. Sono riuscito appunto a farla. Non mi ricordo se l'avevo mostrato questa cosa qua nell'episodio, ora scusatemi, ma comunque l'ho lucidata e abbiamo ottenuto una spada reale ancora più forte che poi ho opportunamente potenziato. In questa battaglia però mi porterò la spada suprema, semplicemente perché voglio farvi vedere una feature che, vabbè, è un po' iconica di tutte le spade supreme. Abbiamo anche un completo del tutto nuovo, che vabbè è il mio completo preferito per Link di Breath of the Wild, quindi direi di buttarci subito in campo. Con la rivelazione del cavaliere che esorcizza il male, il popolo di Hyrule ritrova nuova speranza. Ma Zelda si sente inquieta e trepidante. Nonostante tutto il tempo dedicato alle ricerche, i suoi timori non si sono ancora dissipati. Un giorno Zelda si unisce ai piloti in una spedizione per analizzare delle reliquie. Non avendo ottenuto alcun risultato, il gruppo si prepara a tornare al castello di Hyrule, quando... Sono molto curioso. Che posso fare? Se non riesco a risvegliare il potere dentro di me... Questa melodia. Sogni d'oro. Ma allora tu... I nemici ti attaccano! No, vabbè, fighissimo! La Zelda Slulla è canonica nel mondo, perlomeno in Hyrule Warriors Age of Calamity. Non so dire se è canonica a livello di lore di Breath of the Wild. Cioè, però, figo! Fighissimo! Una cosa che apprezzo un sacco quando ci sono questi riferimenti. Ragazzi, vedete il potere della spada suprema, che quando siamo full cuori riusciamo a fare un disastro di danni e ad attaccare soprattutto da distante. Vedete? È una cosa che ritorna, che è una costante in tutti gli Zelda e non può mancare mai.
Però sono contento che si siano ricordati anche in questo gioco. Ok. Tra l'altro dovremmo aver sbloccato anche qualche combo nuova per Link, se non sbaglio. Vediamo se riesco a farvela vedere. Ecco, tipo questa è una combo nuova. Aia, ecco, adesso abbiamo perso il potere della spada. In compenso però abbiamo fatto un contrattacco che... Dio mio ragazzi, quanto forte è questo Link con la spada suprema. Dai, dai, attaccami. Ah, sbagliato il tempismo per il parry. Vabbè, vabbè, fa lo stesso. Conquistiamo questo avamposto in men che non si dica. Niente, ragazzi, sono veramente sbalordito. Non mi aspettavo queste citazioni. Ecco, un'impressione che ho di questo gioco, che per ora è stata confermata, è che purtroppo non è rivolto a tutti. Cioè, non è rivolto a chi di Zelda non sa nulla. Ok, a chi di Zelda non sa nulla, o a chi magari non ha giocato Breath of the Wild, ci sono molte componenti di trama, molti rapporti interpersonali tra i campioni, oppure il clan degli Giga semplicemente, che non vengono... Guardate che bella l'erba qua. Ma boh, mi pare più bella del solito. Che è impossibile cogliere se non si è fan di questa saga. Questo è più un riferimento al brand intero, la Zelda's Lullaby, in particolare a Ocarina of Time. Però non sto parlando solo di questi piccoli easter egg, ma sto parlando proprio a livello di lore, di trama, di godimento della trama. Non si riesce a comprendere molto se non si è giocato Breath of the Wild prima di questo titolo. Cioè è proprio pensato per i fan e basta. Però vabbè, insomma, è una cosa che a me fa piacere in quanto fan. Però magari chi per la prima volta vuole entrare nel mondo di Breath of the Wild pensando che sia giusto partire dal prequel, che da quanto ho sentito comunque è un prequel un po'... fino a un certo punto, però ragazzi non spoileratemi nulla perché lo voglio scoprire da solo. E chi vuole partire da questo gioco, diciamo che non sempre avrà tutte le informazioni che, di cui necessita, ecco. Ma si danno per scontate molte robe, però vabbè. Ok, ok, allora, vediamo che si può fare. Allora, qua c'è un avamposto. Hanno andato alla ricerca di Korog in realtà, ma non ho trovato neanche uno e sono molto deluso da questa cosa. Però veramente Link mi piace un sacco da usare, soprattutto con la spada suprema. Che alla fine è una semplice spada, una mano, non cambia molto, però è abbastanza potente, ve lo posso assicurare. Anche perché è il personaggio attualmente di livello più alto, come giusto che sia. Ma tranquilli, perché se vedete ho quasi 13.000 rupie e vorrei sfruttarle per potenziare anche chi ho lasciato indietro. Quindi... Tranne Castonne, ovviamente, no, dai, scherzo, povero Castonne. Questa roccia qua, non so, ragazzi, mi dà l'impressione di essere franabile. No, scherzavo. Okay, era una mia impressione, volevo farlo, volevo capire se avevo ragione o no. Ok. Tra l'altro, mi vedete questa volta con le cuffie grosse, non più con le cuffiette da telefono, perché abbiamo cambiato tutti insieme scheda di acquisizione per il canale YouTube. E quindi funziona in un modo diverso che mi costringe, diciamo, per ora a usare queste cuffie. Che per carità mi rende tutto più immersivo, ma io faccio una fatica enorme a parlare se ho un audio molto... Cioè, se non riesco a sentire la mia voce. E faccio una fatica enorme a dire discorsi sensati, e quindi mi sto aiutando tenendo una cuffia mezza tolta, diciamo. Tra l'altro questo accampamento è una delle prime volte che anziché buttarlo giù lo stiamo scalando. Ma poi vi voglio... Perché una cosa che mi piace effettivamente, una feature bella di questo Age of Calamity... Ah, dobbiamo far fuori un po' di nemici prima di aprire lo screen. Ok, adesso si è aperto. Volevo dire... Perfetto, spadarolo, quindi tutto questo per un semplice fungo. Adesso volevo farvi vedere il fatto che questo accampamento, con una sana dose di bombe, può venire tutto giù. Una cosa che adoro, che mi sarebbe piaciuto ci fosse anche... Poi vabbè, sparisce nel nulla, quello è un po' bruttino. Però una cosa che mi sarebbe piaciuta anche nel gioco originale, che purtroppo sarebbe stata possibile realizzarla, però magari avrebbe un po' rovinato il senso degli accampamenti. Se li puoi buttare giù con due semplici mosse, allora che senso ha combattere i nemici? Però io ripeto che comunque è figo farlo in questo gioco, perlomeno.
Ok, vediamo un po' cosa possiamo fare. Io sto esplorando a caso, come al solito sto andando alla ricerca di Korog. In questa arena, tra l'altro, non possiamo nemmeno cambiare personaggio. Cioè siamo... Oh, vedete, un altro accampamento e un Korogu, che bello. Ora ho capito il ruolo dei semi-Korogu e giustamente servono, come nell'originale, per ampliare lo spazio delle armi o per potenziare castonne. Io li userò solamente per ampliare le armi. Intanto stavo notando queste clave, mi seguì per terra. Questi qua... mi sarebbe piaciuto, vediamo se c'è la solita lampada che c'era là in alto. No, non c'è in questo gioco. Vabbè, dai, prendiamoli di spalle. Hanno un po' più di vita questi, perché non vengono giù con un colpo rispetto ai boblin rossi. Giustamente, sono blu. Abbiamo trovato un salmone Vivax, che comunque è un item abbastanza raro, dovreste saperlo se avete giocato a Breath of the Wild. Questo mi intralcia la strada, quindi lo tiriamo giù. Madonna. Ok, e adesso ragazzi si può proseguire alla... In realtà io devo andare solo in un punto preciso, però mi sto perdendo nell'esploraggio. Vabbè, ci sta, comunque siamo nel mondo di Hyrule, se non esplorassi la mappa in questo punto... Ok, Link comunque con la spada suprema e il completo Ilia è fighissimo, non so voi cosa ne pensate. Potrei anche decidere di cambiare colore al completo, perché cioè come abbinamento mi piace, ma sento che potrebbe migliorare. Di solito mi piaceva cambiare i colori in tintoria anche in Breath of the Wild, quindi ci proverò magari, se avrò voglia. Qua abbiamo Zelda, Impa, che non stanno facendo praticamente nulla, quindi va bene, rimanete lì a casseggiare e noi intanto ci facciamo il culo. Vero Link? Grublin Blu. Con l'ascia. Quella a boscaiolo. Oddio, perché? Ah, ok. Non stava funzionando e mi ero preso malissimo. Vai, Link. Vediamo se riesco a fargli tutto il punto debole. Oh, sì. Una cosa che una volta non riuscivo a fare, il Grublin Blu. Con la spada suprema invece gli facciamo tanto male. Ma tanto tanto tanto. Qua mele io le raccoglierei. No, siamo full di mele, ok. Che ero sempre... Cioè, avevo sempre poco cibo, soprattutto contro la Moldenottera. Quando mi sarebbe servito avere mele a disposizione, non ne avevo mai. Ok. Faccio uno Shamanix del Fuego. Vabbè, lanciamogli una bomba. Non gli ho fatto nulla. E allora facciamo così. Bacchetta del ghiaccio. Pam! Così ce ne liberiamo più in fretta possibile, che sto coso qua dà un sacco fastidio, soprattutto con altri nemici. Punto debole. E sbam. Ok. Ci ricarichiamo anche il potere del fuoco. E livelliamo pure con Link, madonna. Ora voi... Ottimo. Oh, è un semplice un semplice boblin. Aiuto! Perri, ragazzi! Mamma mia. Mamma mia. Sto esaltando qua. Ok. Tra l'altro, facendo anche quelle missioni secondarie di cui vi parlavo prima, ho avuto anche un po' l'occasione di migliorare semplicemente. Adesso so che quando registro faccio schifo, ma mi capitava di fare anche 2-3 contrattacchi di fila prima contro nemici potenti. Qua io una la sparo perché sono tanti nemichetti e vorrei liberarmene più in fretta possibile. Adesso direi di scendere. Abbiamo ancora 15 minuti, quindi ho abbastanza tempo per andare alla destinazione. Però, insomma, non vorrei troppo perdermi a fare altre cose. Glacier. Madonna, questo gioco comunque ti tiene sempre impegnato. Porco cane, ci sono due grublin, non me ne ero accorto. Aia. No, io cerco di fare i parry, ma giustamente stavo agganciando il nemico sbagliato. Aia. Ah, non stavo cancellando proprio nessuno invece. Adesso sono riuscito a fare il parry.
Dai che eliminiamo sti grubli. Non so, ma io lo scudo lo trovo davvero molto figo. Cioè, molto importante in questo gioco. Mi riesce meglio che mille schivate. Poi, non sempre. Però è un po' più facile, a mio avviso, fare il parry. Anche vero che comunque ti dà meno possibilità di fare, di abbassare il punto debole. Cioè, se fai un contrattacco, cioè una schivata perfetta, ti dà più tempo per colpire il punto debole del nemico. Quindi è più efficace la schivata perfetta. Il parry, invece, è più rapido da eseguire. Però è vero anche che dura meno. Oh, questo mi fa lo stasis, quindi blocchiamolo. Pam, pam. Ok. Adesso colpiamolo in faccia. Boom. Tra l'altro una cosa che non faccio mai è usare l'arco in aria di Link. Cioè, adesso vi faccio vedere più avanti, appena magari ci sarà un nemico un po' più forte di questi. Una cosa che proprio non sfrutto mai. Ok. Ecco, tipo, contro questo Shamanix, io non faccio mai questa cosa qua, tipo, voliamo in aria, paravela, arco, e lo colpiamo in faccia. Cioè, è una possibilità che il gioco ti dà, però, boh, secondo me non è così importante da usare. Bombe. Ottimo. Punto debole. Dopo questa battaglia, ragazzi, prometto, voglio livellare anche gli altri personaggi. Non so se diventeranno forti quanto Link, anche perché hanno armi un po' più debolucce, ma neanche troppo, della verità. Se la spada suprema di Link ha 34, le armi degli altri personaggi saranno sui 30 circa, 28-30, quindi non è così esagerato il divario. Comunque, questa arena la sto apprezzando davvero un sacco, è molto più bella di delle altre. Mi piace davvero il modo in cui è stata realizzata e concepita. Ok, sembra davvero di vivere nella stessa Hyrule di Breath of the Wild in questo caso, e non in un'arena un po'... cioè, che scimmiotta il gioco. No, comunque, a dire la verità, c'è una grande cura per gli scenari, quindi lungi da me criticare questo aspetto. Il problema è sempre quello un po' tecnico che va a frenare la ricchezza artistica di questo gioco. Però, vabbè, insomma, ragazzi, noi siamo giocatori di Nintendo, siamo fan di Zelda e diciamo che la bella grafica non è mai stata la nostra cosa preferita dei giochi, di questo tipo di giochi. Comunque, fa sempre piacere avere uno Zelda con un comparto tecnico molto avanzato, senz'altro, eh. Breath of the Wild ai tempi non sfigurava, ma comunque non è che fosse chissà cosa. Io ricordo che nello stesso anno è uscito anche Horizon Zero Dawn, sì, ok, su un hardware diversissimo, ma c'è proprio un abisso da un punto di vista tecnico tra questi due giochi, che però viene colmato dal gameplay, senz'altro. Breath of the Wild punta tutta la sua forza in un gameplay che è unico e irripetibile, secondo me. Mai trovato con la stessa intensità, con la stessa importanza data all'esplorazione in qualsiasi altro gioco di Zelda. Ok, questo coso qua io vorrei davvero liberarmene il prima possibile, perché mi sta dando un sacco fastidio. Mangiamo le mele. Vieni qua. Adesso. Eh no, Link, mira, di qua. Aia, mi sono beccato i fulmini. Maledetto. Allora, sono stufato, perché io sti così qua li odio. Oh, che liberazione. Dammi potere. No, tra la parte che ce l'ho pieno, l'elettricità. Anche lui adesso a rompere le scatole. Beh, l'abbiamo stunato, ma dura talmente poco che... Ok. Kaboom, anche per lui. Ok, vediamo un po'. Dobbiamo per ora solo soccorrere i Capitaniglia. Cioè, sembra una missione molto semplice, del tipo Link e la sua cricca stanno andando avanti quando all'improvviso i mostri attaccano la gente. Non c'è per ora nessuna minaccia troppo misteriosa come magari è stato l'episodio scorso, dove dietro a tutto c'era quella poltiglia. Oh, madonna, c'è un boss qua che mi sta... Grublin nero? Ok, punto debole. Ottimo.
E qua c'è un altro Grublin. Pochissima vita, ragazzi. Spariamo una ora, perché mi trovo davvero messo in difficoltà. E ne approfittiamo per fare prima contro questo Grublin. Dai, ti mancava pochissimo. Oddio, Stasis. Pum, pum, pum. Ottimo. Punto debole. Oh, che liberazione far fuori i boss. Sì, comunque alla lunga sono un po' ripetitivi. Sempre solo Grublin. Anche se vabbè, alla fine cambiano. Però dopo un po' che hai visto la maggior parte dei nemici, poi si tendono a iterare sempre quelli. Qua spacchiamo la cassa per le rupie. Proseguiamo. Ok. Un altro Grublin glaciale. E adesso mi sono stufato, però. Aiuto. Voglio usare la bacchetta. Vai ora. Oh là. Mi è andata bene. Ma. Mai una volta che trovo Grublin glaciale contro lo sciamanis del fuoco, ad esempio. O Grublin igno contro lo sciamano del ghiaccio. Cioè, con lo sciamano del ghiaccio. In modo che si indeboliscano a vicenda. Invece sono entrambi di ghiaccio e in un certo senso, anche se sconfiggi lo Shamanix, non gli fai niente con quel tipo di potere elementare. Ok. Madonna, Link, stiamo livellando un sacco, siamo già a livello 29. E gli altri sono molto più in basso di lui, sono attorno al 20. Ok, comunque un'area con molta acqua, quindi ha senso fare anche una cosa di questo tipo. Bello. Ha senso anche usare i poteri del Glacior, ad esempio. Qua c'è uno scrigno, un po' nascosto. Vediamo cosa c'è. Arco da soldato. Un arco? Ah, per Revali sarà sicuramente, giustamente. Stavo pensando a Link che usa l'arco proprio come arma. Ho detto, beh, figo. Poi ho detto, no, impossibile, perché credo lo usi Revali. Qua abbiamo un'area, appaiono degli spettri pure. Abbiamo intanto 7 minuti per raggiungere la destinazione, quindi ragazzi, non vorrei aver esagerato nel prendermela comoda. Questa è la prima missione a tempo, se non sbaglio, che facciamo. Perché nelle secondarie capita spesso, tipo raggiungi la destinazione con un tempo, oppure fai fuori tot nemici con un tempo, fai fuori questo boss con un determinato tempo, ma nella modalità storia, cioè nelle missioni principali, è molto più raro. Di solito sono tutte, cioè ti fanno esplorare con calma, ti fanno fare tutto nel tempo che vuoi. Quindi ho intenzione di accelerare un po'. Ah, mi diceva, vabbè, sbagliato io. Ho intenzione di accelerare un po' appena mi libero di questi spettri. Vabbè, è proprio una cavolata farli fuori con la squadra suprema, e abbiamo fatto bene a portarla, perché stavo pensando anche, detto, ma sì dai, portiamoci anche la spada reale, che è più forte. Però la spada suprema fa il suo lavoro. Allora qua abbiamo un accampamento, e dato che vogliamo appunto risparmiare tempo, facciamo così. E anche fatica, perché scalarlo è molto più difficile, guardate che roba. Scrigno, martello di ferro, buono. Questo può usarlo Link. Qua abbiamo uno scrignetto che ci dà 100 rupie. Vabbè dai, riusciamo anche a far tutto, secondo me. Vabbè, qua ci sono dei sassetto rock. Che belli sassetto rock, mi è piaciuto un sacco. Qua non ho intenzione di perdere tempo contro di lui, quindi assolutamente così. Così il punto debole, aia, sassetto rock maledetto che mi sta facendo male, glielo svuotiamo e lo cancelliamo dall'esistenza in un secondo. Ok, grazie per... Ah no, potere di ghiaccio già pieno. Altri sassetti. Guarda quanti sassetti. Figo. Poi abbiamo questa zona qua, tutto immerso nell'acqua. Io direi che possiamo fare così. Ovviamente il Grublin lì non ha effetto, perché è un Grublin... Aiuto! Madonna, sono arrivato in ritardo, perché è un Grublin elettrico. Però tutti gli altri nemici un po' lo soffrono. Aia. Dai, ok, perfetto. Liberati anche di questo presidio, cioè di questo buon posto.
Mamma mia, il gameplay si sta facendo comunque sempre più interessante, eh? Mano a mano che si migliora, mano a mano che si va avanti con le missioni, magari che si sbloccano più combo, diventa sempre più divertente. Aia! Da giocare. Maledetti questi cosi che sputano elettricità. Faccio un altro due grublin elettrici intanto. Vabbè ragazzi, sapete cosa vi dico? Li faccio raccogliere in un unico punto, più o meno. E sparo una di quelle potenti, così li indeboliamo entrambi vicini. Aiuto! Aia! Quante botte! Quando ci sono due nemici diventa un po' confusionaria la situazione. Oh! Diventa un po' troppo difficile leggere i movimenti di entrambi e capire cosa fare. Glacier. Così lo congeliamo, dato che siamo in acqua. Botte e punto debole. Ok, 5 minuti, ce la facciamo abbondantemente, ragazzi. Scusate se vi ho messo fretta, ma... Ok, mi resta poco tempo. Fino a un certo punto. Qua c'è un sacco di gente elettrica che vorrei evitarla il prima possibile. Qua c'è un Korogu. Okay, qua ci sono due Sassorok. Così. Che bordido, due Sassorok l'uno a fianco all'altro. Aiuto. Aiuto. Sconfiggi Sassorok, grazie, l'avevo capito. In 4 minuti. Raga, non lo so. Non sono messo bene, per niente. Anche perché questi cosi, boh, proviamo col potere dell'elettricità. Ma credo che siano... Ma qualcosa gli facciamo, dai. Oh, come ci sono arrivato lì? Come? Aiuto. No, volevo fare una schivata qua. Qua possiamo montare. Aiuto, dai, colpiscilo. Facciamo una, così spacco il punto debole di uno e magari anche dell'altro lo indebolisco un po'. Dai, Link. No, dov'è quello che avevo già indebolito? Ah, era l'altro. Vabbè. Intanto colpiamo anche lui. Così abbiamo due punti deboli, l'uno vicino all'altro, e facciamo un gran male, secondo me. Diamo un po' di bombe. Chissà che riesco. Ok, dai, li ho fatti cadere. Dai, mamma mia, che... Oh, mi è andata! Punto debole! È entrato il contrattacco, isperato assolutamente. Dai, questo qua viene giù. Oh, un altro contrattacco! Gli spacchiamo anche questo, punto debole. Forse adesso, ragazzi, riusciamo... Non vorrei esagerare, ma forse a shottarli entrambi. No, però quasi. Uno l'abbiamo buttato giù, ne rimane solo un altro. Comunque, vabbè, la spada suprema fa la differenza. Mi sono stufato, quindi... Stasis, pam. Credo che verrà giù. Esatto. Che scontro. Adrenalinico. Vabbè, avevo tempo comunque, ho affrontato battaglie con molto meno tempo e ce l'ho fatta comunque. Alcune volte ho fallito, anche nelle secondarie. Ok, missione è velocissima, cioè abbastanza veloce, di solito durano più di mezz'ora, questa invece è durata 20 minuti precisi. Vediamo ora cosa succederà. Ok, armi non troppo interessanti. Giustamente abbiamo spazio insufficiente, grazie, perché mi succede. Con le secondarie, cioè quando sto facendo le secondarie per conto mio... Non mi succede praticamente mai di avere le armi troppo... Cioè, avere troppe armi. Invece, quando faccio i video... Vabbè, dai, buttiamo via queste lance. Poi, comunque, ci penserò per potenziamenti e tutto quanto. Un arco molto buono per Revali. Delle maracas da 20 per Castonne, che comunque è un buon risultato. Caramelle al miele. Link è diventato... più forte. Io scommetto che tu invece ti senti inadeguata alla situazione. Ultimamente appaiono sempre più mostri. Significa che la calamità si sta avvicinando. Ormai ci resta poco tempo. Eppure il mio potere non vuole risvegliarsi. Principessina.
sbagli a paragonarti a lui. L'impazienza è una cattiva consigliera. Ha fatto un fumo fino al cielo. Non vedi? Link non è affatto cambiato da quando ha preso in mano quella spada. Sono sicura che in fondo il suo unico obiettivo è dare il meglio di sé in qualsiasi situazione. Manda giù! E in questo voi due vi somigliate tanto. Anche tu hai sempre cercato di dare il massimo. Sì, però è solo che... Non hai sentito l'albero d'eco? Ha detto non devi avere fretta. Stai tranquilla, non stai sbagliando proprio niente. Abbi fiducia in te stessa. Grazie, Urbosa. Che bello, Link mangia sassi la cosa. I piloti dei colossi sacri e il cavaliere in grado di sconfiggere la calamità. Re Roam raduna questi 5 eroi e conferisce loro il titolo di campioni. Il popolo festeggia e le celebrazioni si concludono senza intoppi. Per un breve momento i campioni possono concedersi uno spiraglio di spensieratezza. Con questo direi che siamo finalmente pronti ad affrontare la calamità. Non dubitate, principessa. Insieme ai 4 campioni e al cavaliere che esorcizza il male, ce la faremo. Dai! Smettila di darci fastidio. Al contrario di te, la principessa ha un sacco di cose da fare. Anche tu! Se ci tieni davvero a lei, cerca di... dimostrarlo comportandoti bene! Ehi, per favore, non bisticciate, Impa. Piccolo guardiano impertinente! Te ne approfitti... perché sai che la principessa è buona! Daruk, senti... Ti ricordi quello che ti avevo chiesto? Ah, volevi allenarti con me, vero? Certo, quando vuoi. Grazie mille, perché io voglio diventare più forte. Voglio diventare più forte per lui. Cioè, no, io non ho detto niente. Stammi lontano. Io non c'entro niente. Andate a dar fastidio a qualcun altro. Fermo! Torna subito qui! Ehi, basta! Da matti. Io non ce la faccio a trattenere le risate. Comunque, bellissimo Impa che fa. Ehi, Daruk, senti tutto sottovoce. Daruk, volevi allenarti con me? Cioè, io quando dico che i personaggi sono ben riusciti, mi riferisco anche a questo. Mi riferisco soprattutto a questo. E anche se la trama non è wow, chissà cosa. Parlo di Breath of the Wild originale. Poi questi personaggi comunque li ami e ti rimangono dentro, secondo me. Non lo so, mi hanno davvero sempre affascinato i campioni di Breath of the Wild. Tanto. Forse anche per il doppiaggio, è la prima volta che li vediamo doppiati, però non vuol dire. Perché altrimenti personaggi come N di Pokémon non vorrebbero dire nulla per me perché non sono doppiati, non ha senso. Però questi davvero, secondo me, hanno una personalità davvero bella. Ora, io direi che ne approfittiamo per espandere di 2 slot finalmente le armi. Che bello. Grazie Gastone, sei utile per questo e basta. E poi ci prendiamo anche, penso sia maggiore recupero cuori. Beh, non mi dispiace sinceramente. Poi ragazzi, vabbè, il resto sono cose che farò io. Abbiamo un bel po' di potenziamenti per Urbosa, però ci mancano delle gelatine ciucciù, dei meloni, vabbè. Cercherò di farlo prima del prossimo episodio, nel caso non ce la facessi, vabbè, comunque non è una tragedia. Ci sono altre secondarie da completare, poi la prossima volta ci spostiamo alla riconquista di Akkala. Ok, quindi figo, stiamo esplorando tutto questo territorio a nord-est di Hyrule, che è uno tra i territori più affascinati secondo me.
Niente, non ho nient'altro da dirvi, ragazzi. Anzi, un altro cuore. Esperienza nemici sconfitti più 5%. Ma sì, facciamoci anche questo. Sono ricompense che vanno bene per ogni personaggio, quindi è sempre positivo ottenerle. Intanto il tizio mi consiglia di andare qua, ma farò più tardi, robottino, farò più tardi. Proprio fastidioso, comunque, hanno ragione i campioni, giustamente. Io, ragazzi, vi ringrazio ancora per avermi seguito anche oggi. Vi ricordo che se vi va di supportarmi potete farlo lasciando un mi piace. Vi chiedo solo questo, un piccolo mi piace mi fa davvero piacere e niente, è una cosa che apprezzo. Vuol dire che state seguendo questa serie, vuol dire che state apprezzando anche voi questo gioco. Vedremo, perché un po' di punti interrogativi e di cose negative per ora le ho notate. Parlo a livello di trama, gameplay comunque ha i suoi lati belli, i lati brutti, ma non sto discutendo di questo. Molte cose vengono un po' lasciate così, troppo a metà. Ad esempio il tizio incappucciato dell'altra volta, non mi è piaciuto il modo in cui è stato accolto dai nostri protagonisti. Per il resto, molto bello, cutscene, una più bella dell'altra, secondo me, molto leggere, molto fresche e che ti lasciano tutte quante il sorriso. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito per starmi seguendo, anzi, in questa avventura. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi!